Cari amiche e cari amici, buonasera, buonasera a tutti e bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, il nostro viaggio dentro il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi continua con una puntata speciale dal Festival di Cannes. Lo vedete, il tappeto rosso, la mitica Monté de Marche è illuminata e quindi tra poco voleremo su questo tappeto per conoscere i grandi protagonisti di ieri e di oggi del Festival. Veramente ne abbiamo, quindi tutti gli italiani, Garrone, Lara Orbacher, Valeria Golino, e poi tanti stranieri, da John Travolta a Chewbacca. Ve lo ricordate, lo scimmione di Star Wars? Ebbene sì, abbiamo incontrato anche lui. Ma subito cominciamo con la nostra intervista confidenziale, che oggi ha un protagonista davvero speciale, il regista tedesco Wim Wenders, che racconta in un docufilm Papa Francesco. Wim Wenders, che insomma forse su posizioni un po' diverse da quelle del Papa, però l'ha incontrato diverse volte proprio grazie alla collaborazione con il Centro Televisivo Vaticano negli ultimi 2 anni, e da queste chiacchierate è nata una riflessione su tutti i temi del pontificato di Papa Francesco: l'attenzione per i poveri, gli ultimi, i migranti, la famiglia. Un incontro che adesso diventa un film che arriva in tutto il mondo, ma che soprattutto ha cambiato la vita dello stesso Wim Wenders, come ci racconta in questa intervista confidenziale. Per la prima volta nella storia il Papa apre le porte per affrontare le domande e i problemi che riguardano tutti noi, come un leader che ispira il mondo con la sua fede. Che cosa ha significato per lei incontrare Papa Francesco? È stato uno dei più grandi momenti della mia vita. La prima volta che l'ho incontrato è stato per una lunga chiacchierata di 2 ore ed ero molto preoccupato. Ma dal momento che ha fatto il suo ingresso nella stanza, ho capito che non c'era motivo di essere preoccupato. È stato estremamente disponibile e gentile e con una presenza fortissima. Dopo 2 minuti tutti noi non avevamo più alcun nervosismo, ma solo la voglia di vivere questo momento. I've the distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. Buonasera. Come si è raccontato a lei? La mia idea era che Papa Francesco parlasse direttamente alla gente, mentre io non appaio nel documentario. Il Papa ha avuto un rapporto personale e diretto con gli spettatori, guardando dentro la macchina da presa. Lui dice cose semplici e al tempo stesso profonde, e per questo la gente riesce a seguirlo. Nos dice che non si può servire a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Smiling here in the studio at the looks of this car. We are used to the big American limousines, and this is a Mr. Bean car by comparison, and yet it's going to take him around. Uno dei temi principali del documentario, forse il tema, è quello della povertà. Choose the name of Francesco was... L'idea che avesse scelto il nome di Francesco per me era qualcosa di incredibile. Quel nome vuol dire un mucchio di cose. Innanzitutto è il nome di un rivoluzionario all'interno della Chiesa. Vuol dire solidarietà nei confronti dei poveri, invoca un nuovo rapporto con la natura, ma anche l'impegno per un rapporto pacifico tra le religioni. Insomma, il messaggio di San Francesco, 800 anni fa, trova una sua attualizzazione necessaria con questo pontificato. En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. En la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. In questo documentario ci sono tanti altri temi, c'è l'ambiente, che insomma è una cosa con cui oggi dobbiamo fare i conti tutti, e c'è però anche il tema della famiglia. A un certo momento c'è una frase di Papa Francesco che dice: non chiudiamo mai una giornata se non si è in pace. Cosa significa questo per lei? Lo fa anche lei? In realtà si tratta di una citazione della lettera di San Paolo: mai andare a dormire prima di aver fatto pace con la propria famiglia. Insomma, non andare mai a letto arrabbiati. Ed è molto vero. Se si va a letto senza essere in pace con se stessi e con gli altri, quella rabbia te la porti dietro. In un mondo diviso, saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo. Perché non sa se crescere. In un altro momento del documentario si dice: l'unico potere del Papa sono le parole. Ma contano ancora del nostro tempo? Lei che cosa ne pensa? We live in a time when the word
Nel nostro tempo le parole non contano più molto. Tutto è determinato dal cinismo, dalle fake news. Anche chi ha il potere o è alla guida di stati non ha i requisiti morali per farlo. Spesso vi sono vere volpi e lupi nei posti che contano, almeno dal punto di vista morale. Ma il mondo oggi può guardare a Papa Francesco come a una persona che ci può ricordare quanto importante sia l'onestà e la moralità e quanto ne abbiamo bisogno per salvare questo pianeta. Morality to save this planet. Un capo ha una missione. Non è debolezza la tenerezza, è fortezza. Avvicinarci gli uni agli altri. Insomma, davvero possiamo dire che il futuro è speranza, è d'accordo? Sì, questo uomo ci restituisce la speranza, ci libera dai veleni del nostro tempo. Sì, ha ragione lui, ce la possiamo fare. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Che cos'è che non dimenticherà di questi incontri che ha avuto con Papa Francesco? Non dimenticherò mai i suoi occhi, il modo in cui Papa Francesco ti parla e il modo in cui ti senti a tuo agio e bene. Quando lui ti guarda si stabilisce subito un legame vero, diretto tra le persone e questa è l'unica cosa che davvero conti. Come ci guardiamo gli uni con gli altri. Il suo messaggio è semplice e chiaro, diretto. Se non trattiamo il nostro prossimo con rispetto, non possiamo richiedere che gli altri facciano lo stesso nei nostri confronti. Lo ripete infinite volte in questo film. Apparteniamo tutti alla stessa famiglia. E allora salutiamo Wim Wenders e lo ringraziamo per la sincerità con cui si è raccontato e di questo docufilm continueremo a parlare nelle prossime puntate, magari quando arriverà in Italia, probabilmente dopo l'estate. E adesso siete pronti? Stiamo per volare lì, sulla mitica Montée des Marches, insomma sul tappeto rosso del Festival di Cannes. Qualcuno si era lamentato che quest'anno le star erano un po' pochine, in realtà non è stata così, ce ne sono state tantissime, sia italiane che straniere, ma non hanno sfilato solo gli attori, solo i divi, hanno sfilato anche i temi. Come la protesta del Me Too, delle donne che lavorano nel mondo dello spettacolo. Tra poco le vedremo, sono passate tantissime e poi c'è stato anche qualcosa di troppo, qualche vestito un po' eccessivo, insomma qualcosa che non è andata proprio per il verso giusto, ma è bello scoprire anche questo. Andiamo? Allora, l'avete visto, era Matteo Garrone, perché in questi giorni sulla Montée des Marches sono passati anche gli italiani, Matteo Garrone con Dogmen e poi Alice Rohrbacher con Lazzaro Felice, la storia di un ragazzo buono di cui si approfittano tutti, una storia dal valore fortemente poetico e anche attenta ai temi religiosi. E poi Valeria Golino con la sua Euforia, una storia in cui probabilmente molti si possono identificare, quello che succede quando in una famiglia arriva in attesa la malattia, insomma tra familiari ci si deve cominciare a parlare davvero. Vero.
La musica che avete sentito nel servizio che abbiamo appena visto non è stata scelta a caso, perché è la musica che accompagna il film di Alice Rohrwacher, una storia apparentemente dal sapore del passato, ma insomma in cui c'è una musica dell'oggi. E quindi al suono di questa musica sulla Montée des Marches di Cannes con Alice Rohrwacher e il suo cast è arrivato anche un protagonista inatteso ma popolarissimo e molto molto amato da tutti noi. Chi è? Lo scopriamo subito insieme. Tappeto rosso con sorpresa per Alice Rohrwacher alla presenza del mitico Roberto Benigni. Nel film Lazzaro Felice c'è infatti la moglie di Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, nel ruolo di una nobile, egoista e anche decisamente cattiva. Lazzaro è un giovanissimo che vive con la sua famiglia in una comunità di campagna, dimenticata in qualche modo dal tempo. Ben presto scopriremo che la contessa Braschi li ha tenuti in qualche modo segregati vivi pur di sfruttarne il lavoro. Ma quando finalmente i contadini troveranno la libertà e avranno la possibilità di vivere in città, dovranno fare i conti con una povertà umana e un'esclusione decisamente peggiori. Un film che richiama Olmi, La strada ed è ricco di riferimenti religiosi. Beato chi riesce a vedere Lazzaro, forse più che Lazzaro, chi riesce a vedere in lui una possibilità di bontà che gli uomini potrebbero scegliere e che alla fine poi non scelgono mai, ma periodicamente si ripresentano nella loro vita. Lazzaro! Ma tu sei... È un film profondamente religioso, una religione non dei, dei vestiti e delle grandi cerimonie, è una cerimonia, una religione dell'umano. Solitudine umana e periferia al centro anche del nuovo film di Matteo Garrone, che a Cannes aveva già vinto due volte con Gomorra e Reality. Il nostro personaggio è un personaggio buono. Io avevo in mente addirittura Buster Keaton quando ho pensato a Marcello. Quando sei... Matteo Garrone non ci sta. Il suo Dogman è solo molto liberamente ispirato alla vicenda del famoso canaro della Magliana, Pietro De Negri, toilettatore di cane e criminale, protagonista negli anni Ottanta di uno straordinario e drammatico fatto di cronaca. Quella che ci racconta Garrone è una periferia tutt'umana ed esistenziale. Nel racconto di Garrone, Marcello, un attore non professionista che il regista ha scovato in maniera decisamente originale, è separato, ha una figlia, ha un negozio in cui si occupa di toilettatura dei cani, ma soprattutto è molto ben voluto dalla piccola comunità che lo circonda. Simoncino è un ex pugile, ha un piede nella criminalità, fa uso di sostanze stupefacenti, i due sono amici anche se non si capisce bene cosa abbiano in comune. A un certo momento Simoncino lo obbliga a tentare il colpo gobbo e Marcello per lui si farà pezzino il carcere. Quando però uscirà la sua vendetta sarà terribile. Un personaggio piccolo, apparentemente indifeso, che cerca in qualche modo di proteggere quello che ha. There is no need to cry for trifles more than this. Would still recall my name. Mentre Valeria Golino nella sezione Un certain regard racconta una storia, Euforia, tutta familiare con cui molti potranno identificarsi. Lo struggente bisogno di tenere, come dire, di proteggere in questo caso il fratello, ma anche tutte le altre persone intorno, da una realtà che è troppo difficile, troppo brutta da accettare. Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea sono due fratelli diversissimi che vengono da un paesino della provincia. Riccardo ha fatto fortuna a Roma ed è omosessuale. Valerio è un insegnante, è rimasto nel paesino, guadagna poco, ma si reca nella grande città in casa del fratello perché ha una grave malattia di quelle che non perdonano. Allontanati amici e familiari, i due restano da soli, come da bambini. Tra bugie non dette e piccoli conti da saldare, solo il loro affetto permetterà di affrontare la prova più terribile. Perché di fronte al dolore poi uno cerca sempre di o scappare o usare quello che ha raggiunto nella vita, ma in realtà devi tornare molto indietro, andare proprio alla radice, che è voler bene e senza condizioni. Quasi per rivivere, ecco, quel senso di appartenenza e di conoscenza che si può avere con un fratello, no? Perché che sei tu, che è quel tu che hai lasciato lì quando eri bambino, no? Lasciamo stare l'oroscopo.
Il cinema, il Festival di Cannes, non è soltanto il presente, ma naturalmente anche il passato, e Cannes omaggia i classici. Adesso vogliamo parlare di un grande classico del cinema, James Stewart, perché pensate, tutte le sere qui a Cannes ci si ritrova sulla spiaggia per vedere dei film che vengono proiettati proprio sulla spiaggia, ed è stato il caso anche della Donna che visse due volte, un grande classico interpretato da Kim Novak naturalmente, ma anche da James Stewart, che ieri come oggi rappresenta il volto buono dell'America, sempre indimenticabile, come scopriamo in questa scheda curata da Giulia Angelucci. È bello ritrovarlo così sul grande schermo della spiaggia del Festival di Cannes, dove, tempo permettendo, quest'anno non è stato proprio dei migliori, ogni sera pubblico di tutte le età si ritrova per scoprire i classici del cinema, e lui lo è davvero, anche se non deve essere stato facile diventarlo. Ragazzo timido, magro, quasi dimesso, rivela ben presto classe, sguardo magnetico e carisma. Oggi James Stewart avrebbe 110 anni e resta tra le più grandi star di sempre del cinema mondiale. Laureato in architettura, una passione per gli aerei, fino a quando a Broadway viene notato dall'MGM, che lo mette sotto contratto. Tra i primi successi, Scrivimi fermo posta, di Lubitsch, in cui si racconta una storia d'amore per corrispondenza che non riesce a sbocciare nella vita reale. Arriva la Seconda Guerra Mondiale, James Stewart si arruola nell'aviazione statunitense, divenendo la prima star cinematografica a indossare un uniforme. Quando fa ritorno a Hollywood, rinuncia al contratto con l'MGM, diventando uno dei primi attori indipendenti, in grado di scegliere liberamente i propri ruoli. Tutti i titoli che restano, dall'Eterna Illusione di Frank Capra all'Uomo che uccise Liberty Valance di John Ford. Picchiato, frustato e preso a calci. E tutto per difendere una donna. E poi il rapporto con il maestro del brivido, Alfred Hitchcock, come La donna che visse due volte, accanto all'affascinante e misteriosa Kim Novak, film che il pubblico ha saputo apprezzare anche sulla spiaggia del Festival di Cannes. Non avresti dovuto essere così romantica. Fino alla finestra sul cortile, con il bacio indimenticabile con la bellissima Grace Kelly. Keep your eyes on me. Sposato, due figli adottati dal precedente matrimonio di lei e due gemelle, è stato persino uno scout ed ha incarnato per oltre 40 anni l'americano medio, onesto e dedito alla famiglia. 77 film che ha interpretato, sempre pensando che il cinema è soprattutto dare alla gente dei piccoli, minuscoli frammenti di tempo che non scorderanno mai più. Come l'amatissimo da tutti noi, La vita è meravigliosa. Grazie, Clare. E al cinema sulla spiaggia in queste ore non si è affacciato soltanto James Stewart, ma anche John Travolta, avete capito bene, perché proprio sulla spiaggia è stata presentata la copia restaurata di Grease, un film indimenticabile. Insomma, chi non ha dei ricordi collegati a Danny Zuko di Grease o a Tony Manero della Febbre del sabato sera? La febbre di John Travolta è cominciata proprio a Cannes, come stiamo per scoprire. Lui quest'anno è tornato, forse un po' cambiato, un po' diverso, perché la sua carriera ha avuto, diciamo così, anche degli altri e dei bassi, ma sempre in sella. Eccolo qua, John Travolta e la sua febbre. Forse non tutti lo sanno, ma John Travolta e Cannes hanno un destino praticamente comune, e a svelarlo è la prestigiosa rivista Variety. John Travolta, ieri bello, sexy e danzerino, oggi decisamente invecchiato e appesantito, 40 anni fa, proprio al Festival di Cannes, approdava reduce dal successo planetario della Febbre del sabato sera per presentare un film che avrebbe fatto ancora il giro del mondo, Grease, che in questi giorni viene festeggiato da pubblico ed addetti ai lavori anche qui sulla Croisette. Impegnato nella promozione del film, lesse la copertina di Variety e capì di essere diventato una stella. Travolta Fever, il titolo della copertina. La febbre di John Travolta era pronta a fare centro sui fans di tutto il mondo. A 40 anni di distanza da tutto questo, verrebbe da chiedersi come John Travolta abbia utilizzato il suo successo. Ma certo, il suo destino cinematografico e non solo non è stato facile.
the teenage wedding and the old folks wished him well. Una carriera altalenante fatta di stop and go, ma che si intreccia spesso con il Festival di Cannes, come ci mostrano queste immagini di 20 anni fa, quando John Travolta giunse proprio qui al festival insieme a tutto il cast per presentare Pulp Fiction. E oggi, 20 anni dopo, Travolta è di nuovo qui con Gotti, la storia vera di quello che qualcuno ha definito un vero e proprio gangster dell'America contemporanea. In mezzo il matrimonio complicato con l'attrice Kelly Preston, che però oggi, come vediamo, è ancora con lui. Il controverso rapporto con Scientology. La morte del figlio sedicenne, Jet, con modalità che non sono state mai completamente chiarite. Tra interventi chirurgici, polemiche e magari anche qualche denuncia, John Travolta è ancora lì. Il suo pubblico lo ama sempre, la febbre è ancora alta. Tony Manero e Danny Zuko certamente continuano a ballare sul grande schermo e anche nel cuore degli spettatori. Ma un festival non sono soltanto le star, gli attori, ma naturalmente anche e soprattutto i film e i temi che hanno dentro. E di film importanti in questi giorni al festival ce ne sono stati moltissimi. Spike Lee ha emozionato raccontandoci quella pancia dell'America, quel conflitto tra bianchi e neri che ancora continua, che raccontiamo ogni giorno nei telegiornali, ma che lui riesce a dipingere molto bene con il suo cinema, raccontandoci una realtà ghiacciante, perché in America, pensate, c'è ancora il Ku Klux Klan. E poi Lars von Trier ha messo paura con un film che ha fatto scappare il pubblico, ma che è anche molto piaciuto a più di uno spettatore. E poi Vincent Landon torna a lavorare con il regista Brisé per una storia di oggi, una storia del nostro tempo, una storia che ci riguarda tutti, perché parla di lavoro, di fabbriche che chiudono e di operai che lottano duramente per mantenere il proprio posto di lavoro. È proprio questo il bello del cinema e anche il bello dei festival, che possono convivere film più impegnati, magari anche difficili, con pellicole decisamente più popolari. E allora adesso partiamo per una galassia lontana lontana, come si diceva, perché nei giorni scorsi qui sul tappeto del festival alle mie spalle sono comparsi i protagonisti della saga di Guerre Stellari. Sì, avete capito bene, anche i soldati di Darth Vader con il casco in testa. Chi non ha un ricordo collegato a Luke Skywalker, alla principessa Leila, a Han Solo, al gorillone Chewbacca? Non ci crederete, ma l'ho anche intervistato, non so se ve lo riesco a far vedere in questa puntata. Adesso andiamo da Ron Howard, che è il regista di questo nuovo film, che era il Ricky Cunningham di Happy Days, che nel frattempo appunto è diventato anche un regista di successo con pellicole come Cocoon e Il Codice da Vinci. Ecco quello che ci ha raccontato. Ieri erano Harrison Ford e Chewbacca, oggi nei panni del contrabbandiere dal cuore d'oro che farà innamorare la principessa Leila e dello scimmione che lo aiuta nelle sue avventure nello spazio, ci sono protagonisti tutti nuovi. Alla cabina di regia c'è Ron Howard, nato con la serie di Happy Days e diventato regista di successo con Cocoon e Codice da Vinci. E sono un pilota. Qual è il suo primo ricordo della saga di Star Wars? When I was acting in the movie American Graffiti. Quando recitavo, ci ha raccontato, ero molto giovane, nel film American Graffiti di George Lucas, ne ho parlato proprio con lui e lui mi disse: mi piacerebbe tanto fare un film di fantascienza alla Flash Gordon, ma con qualcosa in più, che recuperi il fascino di Odissea nello spazio ma abbia molta più azione ed effetti speciali. Lì per lì non mi è sembrata una grande idea, ma quando ho visto Guerre Stellari ho capito che aveva ragione lui e che sbagliavo io. Deviamo l'energia ausiliaria ai deflettori posteriori. Sì, facciamo così. Questo nuovo film ci spiega chi è Han Solo, un giovane che vuole liberarsi dal controllo dell'impero e che si trova catapultato in un'avventura più grande di lui. La posta in gioco è un carburante capace di cambiare il destino del mondo. Lo aiuta nell'impresa la bella Kira, una ragazza affascinante ma che potrebbe anche deluderlo. Una grande avventura che, come ha detto qualcuno, avrà anche il sapore dell'americanata, ma che ha cuore e passione e che conserva al centro l'eterna lotta tra il bene e il male. Qual è il segreto della saga di Star Wars, secondo lei? It's about trying to find your own freedom. In definitiva il film racconta la lotta per la libertà e il viaggio che ognuno di questi personaggi compie si muove in questa direzione. Un viaggio diverso per ognuno di noi. Tu che ne dici? No, ma che ne sai? Sai di una nave?
Sì, conosco un tale. È il migliore dei contrabbandieri. Ho sentito una storia su di te. Mi domando se sia vera. Dice anche qualcosa al nostro tempo o è solo un viaggio nel fantastico, no? I think its themes are classic. Per questo film, racconta Ron Howard, ho scelto un sapore classico, ispirato al cinema degli anni 70, western, ma non solo, ha davvero i colori e i sapori del cinema di quel momento lì. Ma per me contano le relazioni umane, soprattutto la lotta per la libertà di un giovane uomo e la storia di amore che lo accompagna in questo suo percorso. Questa è una grande festa del cinema. Well, as cinema becomes more and more global. Il cinema, racconta Howard, è sempre più globale e i festival vanno in questa stessa direzione. In questo senso è un piacere attraversarli per qualunque film, grande o piccolo, è il luogo migliore in cui incontrare chi il cinema lo ama davvero, a Cannes come al Festival di Venezia. Ho un gran bel presentimento. Da quando sai pilotare? Hai 190 anni. Complimenti! Lei è parte dell'immaginario collettivo, dal lavoro in televisione, con Happy Days, il suo lavoro di regista, quindi è un po' come Star Wars, glielo diciamo in una maniera banale, che cosa vuole, come le vede le cose adesso? Well, thank you. Grazie, ci dice Ron Howard, io amo raccontare tutti i tipi di storie. Mi sento fortunata ad avere tante esperienze dietro di me, alle mie spalle, che fanno parte del mio bagaglio, ma la mia gioia più grande è proprio questa, che il pubblico continui a fidarsi di me. E c'è anche la nostra di passione, perché in definitiva è quello che cerchiamo di fare ogni settimana, condividere la nostra passione insieme a voi. E allora è purtroppo arrivato il momento di salutarci. Voglio ringraziare Vincenzo Taranto che mi ha aiutato nella realizzazione di questa non semplice puntata. E adesso che facciamo? Resto a Cannes o torno a Roma? Torno a Roma negli studi di TV 2000, perché come sapete la nostra voglia di raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti non cambia, e quindi Effetto Notte torna venerdì, domenica e mercoledì, sempre in seconda serata, sempre su TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto. Che faccio? Resto? Non resto? Adesso vediamo.